Buonasera, io voglio aggiungere alla proposta che è stata elaborata in giornata solo alcune considerazioni, dicendo che la proposta va bene, chiaramente la voterò, la sottoscrivo, però io direi di andare oltre, perché in questo mese di assemblea permanente, che diciamo con questo termine abbiamo occupato abbiamo camuffato una vera occupazione, se consideriamo che i dirigenti del parco non si sono visti per un mese, e quando l'altro giorno dovevano tenere il consiglio direttivo del parco qui, ci fecero la richiesta di sgomberare l'aula e noi gli abbiamo detto: ve lo facciamo fare il consiglio perché dovete trattare argomenti importanti di bilancio e siamo a fine anno. Siamo usciti fuori per fargli fare il consiglio e questi non si sono degnati né di dirci nulla, e l'hanno fatto clandestinamente a Castrovillari come dei moti carbonari. E tra l'altro, giusto, condivido quello che dice il consigliere Fiore, e tra l'altro anche a porte chiuse, come se dovessero decidere chissà che cosa hanno strenzaputa, quando il consiglio è un atto pubblico. Detto questo, abbiamo deciso quella sera di farlo noi qui il consiglio, visto che loro non ce lo fanno, un bel consiglio congiunto, e chiedere questo commissariamento. E credo che sia opportuno anche fare un applauso alla gente che è venuta in questo mese, è restata qua la notte, i giorni, ha messo da parte la famiglia e il proprio lavoro. E dicevo, in questo mese abbiamo ottenuto risultati importanti, perché essere stati ricevuti al Ministero dell'Ambiente in una settimana, nel giro di una settimana, è stata una cosa importante. Il fatto di aver fatto, esprimere Pappaterra su cosa veramente voleva fare il parco, quindi il rinvio dell'udienza anche del 15 di novembre, e non ci sono riusciti perché noi dovremmo andare a sentenza, credo che, e anche da un punto di vista mediatico, la cosa ha avuto una risonanza a livello addirittura nazionale, e credo che sia stato un ottimo risultato. E adesso dobbiamo andare oltre, dobbiamo far fare un salto di qualità a questa protesta, e stare qui credo che non abbia più senso. E quindi, oltre alla richiesta di commissariamento, qualora non dovesse essere accolta e non si riesce a chiudere definitivamente questa vicenda della centrale, o con il TAR, o con il Consiglio di Stato, o con la politica, vuol dire che ci dobbiamo tenere aperta un'altra porta, che è quella di fare, di rivederci con un consiglio congiunto, o non lo so se nelle forme di legge questo si può fare, o comunque mettere i nostri dirigenti comunali a studiare per intraprendere e per produrre tutte quelle documentazioni, delibere di giunta, di consiglio, referendum, quello che sia, perché credo che sia il caso di uscire dal parco. Quindi vorrei aggiungere a questa proposta anche queste ultime riflessioni, che qualora il commissariamento, perché solo cambiando la gestione di questo ente forse riusciamo, non solo per la problematica della centrale, ma per tutta una serie di problematiche che da 20 anni ci trasciniamo in questo parco, ed è inutile citarle perché le conoscete tutti, credo che sia opportuno mettere per iscritto che c'è anche la possibilità di fare questa richiesta al Ministero. Grazie.